abbiamo aspettato buoni 10 minuti. Fortunata, anche a parte d'ora. Almeno è la seconda volta che la prendo, però so che ci ha avuto parecchi... Lunghe attese, 10-15 minuti prima di vedere un treno sulla banchina della nuova metro B1 a Roma, inaugurata meno di un mese fa, il 13 giugno, dopo settimane di annunci e rinvii. Vai, basta, vai. Ma già il 14, a 24 ore dall'apertura, il primo stop, 40 minuti di blocco. Non era da aprire adesso, magari ci sta che 2-3 convogli passano abbastanza ravvicinati e il quarto passa dopo 15 minuti. Ritardi, guasti in serie, una lotteria per i passeggeri, tanto che la Procura di Roma sta valutando se aprire un'inchiesta su costi e disservizi. Anni di scavo per quel tunnel di nemmeno 4 chilometri, 3 fermate tra Conca d'Oro e Piazza Bologna costate 733 milioni di euro e un servizio che non decolla. Al capolinea i tornelli sono già rotti, compreso quello per i disabili. Solo l'attenzione dei dipendenti evita che qualcuno si faccia male sbattendoci con la carrozzina. Nella maggior parte delle stazioni della linea B non c'è il personale perché non l'hanno mai assunto, perché hanno assunto troppo negli uffici. E non è finita. In tutta la B passeggeri costretti a temperature africane, ventagli invece dell'aria condizionata e fa rabbia quel biglietto aumentato del 50% da 1 euro a 1,50 euro. Nei vagoni adesivi di protesta che invitano a saltare i tornelli. E questo è il tunnel che collega Piramide a quello che sulla carta dovrebbe essere il nuovo hub della stazione Ostiense. Sporcizia, degrado ovunque, tapis roulant fermi e pavimenti che hanno visto tempi migliori. Ma che succede con questo bagno qua? Quante volte erano distrutti e alla fine hanno avuto il basso. Non c'erano.